L'azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo, in collaborazione con la CGIL locale, sono intervenute in maniera attiva al recupero del murale sulle lotte operaie del Vomano, realizzato dal pittore Sandro Melarangelo, un'iniziativa che rientra nella celebrazione del centenario della nascita del partigiano sindacalista della CGIL Luigi Tomb di Paolo Antonio, ritratto nel dipinto del murale. Ha una grande simbologia c'è dietro, perché raffigura un momento di grandi passioni, di grandi battaglie che ci sono state nel territorio, di grande unità che ci sta nel territorio e che noi in pratica del quale abbiamo bisogno. Quindi noi ci auguriamo che questo, diciamo, questo avvio sia propedeutico a in pratica una nuova unità che il territorio ha bisogno, ma non solo basta l'unità, c'è bisogno di progettualità, perché lì a quel tempo in pratica c'è stata progettualità, sono stati progetti che sono stati perseguiti con forza affinché in qualche modo arrivasse più lavoro, lavoro buono, che in pratica le persone potessero in qualche modo organizzare le proprie vite con sicurezza. Ecco, quello che è successo allora, noi in qualche modo ci auguriamo che, riscoprendo in qualche modo quella che è stata anche la conduzione, il pensiero, l'azione, l'opera di Di Vittorio, possa essere di suggerimento, di stimolo e di suggerimento anche al nostro tempo. Ne abbiamo assolutamente bisogno. Vederlo dopo che era stato nascosto dal polistirolo, e poi sono delle tracce ancora da recuperare, che sono gli interventi fatti a suo tempo per sistemare questa parete di polistirolo. E quindi rivedere le persone, i personaggi, perché là sono raffigurati vari personaggi della città, operai, lavoratori che mi venivano ad aiutare quando io sistemavo le impalcature. È stata un'emozione particolare.